Forza, ti amo il via le danze. Fermati, Buster! Smetti di ridere! A sudare, non puoi dire che fai sport. Ma che gusto c'è a farsi venire i calli alle dita? Io adoro il gioco degli scacchi, Milton. Lo sai? Milton! Cosa? Guarda, 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 guarda! La squadra di basket della scuola sceglierà il prossimo venerdì i giocatori per il torneo. La squadra vincitrice verrà premiata personalmente da un ospite d'eccezione, Jamie Jackson. Chi è costui? Chi è Jamie Jackson? Non conosci il mago del cesto bucato, il grande divo del palleggio? Jamie Jackson è il mio eroe indiscusso. Quel posto deve essere mio. Io devo vincere quella coppa e incontrare il grande Jamie. Non ti sarà molto facile ottenere quel posto in squadra. Le ragazze non sono all'altezza. Ma io ho dalla mia parte l'allenatore più esperto. E chi sarebbe? Quel pancione di tuo nonno? No, io parlo di Milton. Come prego? Il cervellone. Sì, Milton nelle ultime settimane ha messo a punto nuove tecniche e studiato nuovi metodi di allenamento. Questo mi permetterà di migliorare la mia tecnica di gioco e le mie qualità atletiche, facendomi raggiungere la perfezione. Ma davvero? Beh, venerdì prossimo verificheremo. Preparati alla purga più pesante della tua carriera. Scusa, ma prima di cosa stavi parlando? Hai 2 giorni per farmi diventare una cestista perfetta, tutto qua. Andiamo. Ma io non so niente di pallacanestro! Allora, te lo ripeto ancora una volta. Far entrare la palla nel canestro non è mai una questione di fortuna. Ogni volta, l'angolo di incidenza tra il giocatore e il... Ehi, Renata, svegliati! Abbiamo ancora 3 capitoli interi da studiare! Posso fare qualche tiro a canestro adesso? No, finché non conoscerai la teoria come le 2 tasche. Dopotutto, tu mi hai voluto come allenatore, quindi decido io quando farti tirare al canestro. E io ti licenzio immediatamente. Milton, le selezioni sono domani e tutto ciò che abbiamo fatto finora è guardare figure e schemi. Io non ho ancora preso in mano un pallone. D'accordo, come vuoi, se proprio lo ritieni necessario. Bully, gira qui! Sono libera! Passa! Drappia! Cosa ci fai qui? E me lo chiedi? Sono venuto a darti qualche consiglio, piccola. Non sono molto brava ad ascoltare i consigli, ma nel tuo caso credo che farò un'eccezione. Gioca per la squadra, non per te stessa. Soltanto così verrai scelta. Ah, davvero? Va bene. E quando hai la palla in mano, devi essere tu la palla. Ti è tutto chiaro adesso? Jamie! Ce l'ho fatta, sono in squadra! Evviva! Sì, ci sono anch'io! Anch'io! Servo? E fate largo! Sono conserva! È una cosa buona? Riserva, Bully! Ora te lo spiego, qualora qualcuno uscisse, potresti prendere il suo posto! Che cosa significa potrei? Io sono stato super bravissimo! Bravissimo a giocare sporco, Bully! Andiamo, Milton, abbiamo molto da lavorare! Ciao, Bully, ci vediamo alle prossime selezioni. Riserva, credo che qualcuno stia per cedermi il suo posto nella squadra.
Accidenti, che splendide biglie! No, non è questo il finale che avevo previsto, dovevi scivolarci sopra! Fattura norvegese del 1987, davvero uno splendido esemplare. Quanto credi che valgano? 4 pezzi di vetro? Forse 2 pacchi di figurine. Consulterò le quotazioni. Metti via quelle biglie, Renata, è ora di andare in classe. Renata, per amor del cielo, cosa volevi fare? Mandarmi all'ospedale? Cosa? No, certo che no, non sono stata io. Non aggiungere altro. Ti ho vista con quelle biglie in mano. Questo significa che starai in castigo, signorina, oggi dopo la scuola. Ma signorina Reed, oggi pomeriggio c'è la partita di pallacanestro. Peggio per te, avresti dovuto pensarci prima. Ora fila in classe. Se prendo quel miserabile meschino mollusco, lo riduco a una pappamolla di pizza e fichi a pezzi spiaccicati sulla piazza. Renata, calmati. Perché non provi a chiedere scusa alla signorina Reed? Per caso vuoi che quel pallone di lardo la faccia franca? Mai. Che cosa posso fare, Milton? Salterò la partita. Ma certo, ci sono. Potresti truccarti da me e io da te. E allora nudo. È incredibile! Neanch'io riesco a vedere la differenza. Sembri proprio me. Sembro solo me con una scopa in testa. Non dire sciocchezze. Ora, tu stai in classe e io scappo via. Forse scrivere per 1000 volte. Io non tirerò più le biglie in mezzo al corridoio della scuola mentre passa la mia insegnante. Ti farà ragionare, piccola peste. Presto, devo scappare. Augurami in bocca al lupo. Io ci sono già nella bocca del lupo. Ed ora diamo il benvenuto alla squadra ospite. La partita può iniziare. Bene, Renata, hai deciso di chiedermi scusa? Ma io non ho fatto niente. Ora ti metti a fare anche la vocina da sciocchina, Renata. No, mi sta venendo il mal di gola. Si può sapere cosa sta succedendo ai tuoi capelli? Sembra che stiano cadendo tutti. Credo sia meglio portarti dal medico della scuola. Hai un gran brutto aspetto. Ma il medico sarà alla partita. Dovremo raggiungerlo lì. Bene, ora prendetemi. Vi faccio vedere io chi sono. Che botta! Niente male. Sembra proprio che la squadra ospite abbia bisogno presto di una riserva. C'è un po' di confusione intorno alla panchina. Tu aspetta qui, Renata. Io vado a cercare il dottore. Come va, Bully? Niente male. Dobbiamo vincere a tutti i costi. Oh cielo, ma quella non è Renata? Niente male. Niente male? Ma se lei poco fa stava malissimo. Stava malissimo per quello che le ho fatto. Spiegati. Cosa le hai fatto? Le ho giocato un bel tiro, l'ho fatta sbattere in castigo con una bella manciata di biglia. E la signorina Reed c'è caduta sopra in pieno corridoio, sbang! Oh! Così le ho preso il posto in squadra, è stato un bel colpo, no? E quella smorfiosetta non ha neanche... Oh, pietà! No, no! Fallo! Ora ci sarà un tiro libero! È tutto tuo, Renata! Devi essere tu la palla!
Ora con calma, niente panico. È tutto per te, piccola. Sai fare il gioco di squadra e hai una grande classe. Se ti allenerai avrai un grande futuro. Salve, veramente... signor Jackson. Sono l'allenatore e l'agente di Renada. Bene. Perché non facciamo due chiacchiere mentre andiamo a prendere un gelato? Sì. Mi pare un'ottima idea, Jamie. Di tutto.